leggero vantaggio, infatti è l'Ugoslavo che affronta secondo Treviso, difficoltà di salita per gli altri concorrenti, terzo il Portogallo, quarto San Marino, quinta la Spagna ed è in leggera difficoltà, quindi mi permetto di andare ad aiutarla, posso, la Francia, qui andiamo giù tutte e due, che sa, invece che salire tu vengo su io, ce la facciamo, non è approfittare, Francia, e non lo so, tutti quanti, Francia, molto agile la concorrente francese, allora andiamo a verificare insieme chi era arrivato primo, l'Italia? La Jugoslavia, no, per carità, certo. Oi, ai, ai. Le nom dell'interprete del gruppo? Non lo so. Grazie intanto per l'italiano, mi dispiace sinceramente. E l'Italia seconda? L'Italia seconda? Silenzio! Non lo so. Terzo? Non commento. Terzo era il portoghese, Portogallo. Sabrina. Non è Sabrina e probabilmente intende dire Sabrina Salerno, forse, molto popolare in Portogallo, ma non è la risposta esatta. Quarto classificato San Marino. Sciacatà. Sciacatà chi? A me, non è Sciacatà. Quinto classificato era la Spagna. Pezzo Boy. Come? Pezzo Boy? Non è Pezzo Boy, non è Pezzo Boy, l'ultima possibilità di risposta è stata data, sono nel totale pallone, era Madonna, il brano Vogue, Rien d'affaire, niente. Alla Francia? Beh, ma tanto la Francia comunque era l'ultima possibilità di dare una risposta, per cui non sarebbe stato dato il bonus, come mi viene confermato, per cui evidentemente non modifica sostanzialmente il risultato, le verrà spiegato, mi auguro, nella sua lingua, grazie a questi concorrenti, mentre rivediamo un momento straordinario, guardate che meraviglia questa immagine, ma siamo già al quarto penultimo quiz musicale, attenzione, tutto è pronto come ci viene segnalato dai giudici lassù, attenzione, quarta domanda, qual è il nome del compositore o il titolo dell'opera che ascolterete? Quel est le nom de compositeur ou le titre de l'œuvre? Via la musica! Il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio. Un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me. Partiti e arrivati, soprattutto mi sembra il Portogallo in leggero vantaggio, infatti sale in questo momento e suona per primo, o meglio si aggiudica, è un bel ballottaggio tra Italia e San Marino, poi molte altre soluzioni. Tutto bene? Tutto bene? Sì, vabbè. Allora, andiamo, era il Portogallo, vero? E lo spagnolo per primo? Lo spagnolo, Spagna, se non schiacci le bottoncini succede un'ostrica, grazie, muchas gracias. Era il Portogallo, se non sbaglio, il primo è proprio lo jugoslavo, infatti, Jugoslavia, le nom... Paganini. Ai, 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 non è Paganini, no Paganini, secondo è il Portogallo, Mozart, e Mozart, il Don Giovanni, ha risposto esattamente il Portogallo. La domanda numero 5 la vado a proporre solo nel momento in cui mi viene dato l'ok, che è in questo momento, qual è il nome dell'interprete o del gruppo interprete di questo brano musicale? Quel est le nom dell'interprete o del gruppo? Via la musica! Let me be, 'cause you don't care. Yeah, please set me
L'ultima prova hanno dato veramente l'anima a tutti e sei i concorrenti. Prima di andare a fare le verifiche, abuso della gentilezza, probabilmente dell'ospitalità di questo pubblico, io farei un applauso a tutte e sei le nazioni già da adesso, perché forse non ci si rende conto di quale sia stata la difficoltà di queste e di tutte le altre prove. Comunque andiamo a verificare insieme. Il primo è lo jugoslavo. Jugoslavia, abbiamo detto il titolo dell'interprete o del gruppo, l'interprete, the singer? John Cocker. Joe Cocker! La risposta... Oh, è stato bellissimo, grazie. La risposta è esatta per la Jugoslavia. Grazie e bravi anche tutti gli altri, ma in questo momento possiamo andare verso il tabellone per avere una classifica di questo gioco che determinerà poi la classifica finale di tutti i giochi. Attenzione, 6 punti alla Spagna, 5 punti, scusatemi, prima l'Italia, prima Treviso, seconda la Jugoslavia, terza il Portogallo, quarta, vorrei tornare, lo so, sul tabellone se possibile, quarta, grazie a Nuccio, cioè grazie ad Ambrosino per la regia, alla Francia, quarta, anzi il San Marino, quinto la Francia, sesta la Spagna. I punti aggiudicati sono 12 all'Italia, 10 alla Jugoslavia, 8 al Portogallo, 6 a San Marino, 4 alla Francia, 2 alla Spagna. Senza voce ma con grande emozione, come probabilmente accadrà in ogni puntata, andiamo a vedere insieme la classifica finale di questo primo appuntamento dei Giochi Senza Frontiere 1990, che vede in testa Treviso con 61 punti, seguita da Mura del Portogallo 45, Mali Losini Jugoslavia 42, 37 Acquaviva San Marino, 31 Molise per la Francia, 14 Almagro per la Spagna. Un bravo a tutte e sei le nazioni, un bravissimo a Treviso che chiude in testa questo primo appuntamento, vince Treviso con 61 punti. Eccoci qui dove sono radunate Feliciana tutte le squadre, ma soprattutto la squadra vincitrice. Un momento importante, il trofeo Zer